Benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di tutte le novità che ho ricevuto dalle aziende e in primis le ringrazio tutte dall'inizio alla fine, quindi dalla prima all'ultima. Ho provato già questi prodotti, guardo in basso perché ne sono tantissimi. Li ho provati alcuni, altri invece sono freschi arrivati, quindi datemi del tempo per darvi una recensione più approfondita, però volevo comunque presentarveli anche perché a breve usciranno, quindi vabbè, bando alle ciance, io direi iniziamo subito. Allora, partiamo da un cestino che mi è arrivato ed è lui. Voi sapete la mia ossessione e passione per il Monoi e ho avuto l'opportunità di collaborare con l'originale Tiki Tahiti il Monoi. Ho ricevuto, vabbè, vi faccio vedere questa cartolina fantastica con Bora Bora, ma magari a stare lì per davvero. Poi le brochure che spiegano un pochino l'utilizzo e i benefici del Monoi. Io vi anticipo già che l'utilizzo per il corpo, per i capelli, e sono follemente innamorata dell'olio Monoi, quindi io ve lo consiglio tantissimo, soprattutto per quest'estate. Allora, che cosa ho ricevuto? Lui, come vedete, è già bello utilizzato, è Monoi Tiki Tahiti Tiare. Vi lascio tutti i contatti giù e io ringrazio Julien, la profumeria è Parfumerie Tiki, l'originale proprio Tiki Tahiti. Questo olio io lo sto utilizzando sia per i capelli ma anche come post doccia. Ha un profumo veramente paradisiaco, ragazze, buonissimo. E la particolarità è che all'interno, come potete vedere, c'è il fiore, la Gardenia Titensis. Mi raccomando, guardate nell'inci la dicitura Cocos Nucifera e Gardenia Titensis, perché l'olio di Monoi altro non è che la Gardenia macerata nell'olio di cocco. Quindi badate bene a questo per avere un olio veramente puro. Poi, cos'altro ho ricevuto? Sempre un olio Monoi Tiki Tahiti, però versione da viaggio. Questo l'ho già provato, vi ricordate, avevo fatto l'haul, se non l'avete visto andate a vedere quello di Maquiglialia, al cocco. Anche questo profuma in una maniera allucinante. Questo è molto più dolce ed è buonissimo. Poi soprattutto è comodo da portare, vi assicuro che già 30 ml è tantissimo, perché ne basta poco, non unge ma idrata tantissimo la pelle. Poi ho ricevuto questo che ho già provato, quindi come potete vedere ne manca un po', e anche di questo ne basta una piccola goccia. È una lozione per il corpo, sempre al profumo classico Tiare. Questo invece è molto più delicato. Quando ho utilizzato questo non ho voluto mettere profumo, perché in realtà profuma di buono, molto più floreale, meno dolciastro, molto più, insomma, intenso, e mi piace veramente tantissimo. Per ultimo, che cosa ho ricevuto? Questa saponetta qui me la voglio portare in viaggio, Tiki Tahiti, sempre Tiare, perché ci sono vari gusti, c'è vaniglia, c'è Yang Yang, c'è cocco, quindi questa invece è la saponetta classica. Quindi io ringrazio tantissimo Julien e vi lascio giù nell'info box il sito. Poi, che cos'altro ho ricevuto? Ta-dan! Un nuovo prodotto, una nuova linea e un nuovo brand bio e low cost, quindi per quello ve ne voglio parlare. Si chiama Ti Ama Bio ed è una collezione low cost con iris. All'interno troviamo anche olio di argan, passiflora, e qui dietro ci sono tutti i prodotti in gamma. Ce ne sono due per i capelli, uno shampoo e un balsamo. Viso c'è una crema giorno, crema da notte, crema anti-age e latte viso. Poi per il corpo gel doccia, balsamo corpo, crema corpo, intimo, sapone liquido e crema mani. Ma io ho provato, ed è già utilizzata come vedete tutta schiacciata, questo body lotion all'iris. Ragazze, profuma tantissimo, facile da spalmare, si assorbe in fretta e ha un prezzo piccolo. Questo qui è il flacone da 150 ml, è vegan, non c'è paraffina, non ci sono petrolati, non ci sono siliconi, SLS, SLS, insomma. È una linea bio e costa meno di 5 euro, quindi provatela assolutamente.
ed è la crema quindi corpo all'iris biologico per pelli normali e secche di Tiama, distribuito dalla Nivel. Poi voglio parlarvi di un altro brand che per me è nuovo, lo sto provando, testando e mi sta piacendo molto, e sto parlando di Natura Oggi. Hanno un sito veramente molto bello e molto ricco, parliamo di viso, corpo, ma anche per la casa, e quindi vi faccio vedere anche qualcosa di home decor e profumi per ambienti. Allora, che cos'è che ho ricevuto e ho provato? Questo siero intensivo alla bava di lumaca, aloe vera e acido ialuronico. Allora, questo è un flacone da 150 ml, è un gel, ha un effetto tensore immediato, quindi io lo uso come contorno occhi, ma vi dirò, lo utilizzo anche sul corpo per le smaiature, per la cellulite, mi sta piacendo tantissimo, e udite, anche per lenire i morsi di zanzara, perché ha un effetto cicatrizzante, quindi rende la pelle molto più elastica. Mi sta piacendo veramente tantissimo, me lo porterò dietro anche l'estate. E allo stesso modo mi piace tantissimo questa crema ristrutturante viso, bava di lumaca, aloe vera e rosa moscheta. Questa la sto utilizzando di notte, mi piace moltissimo perché l'effetto tensore si nota anche con questo. È idratante ma non pesante, veramente molto molto buona. Studiata per tutti i tipi di pelle, anche questa ve la consiglio tantissimo, sono 50 ml. Sempre dello stesso brand ho provato poi altri prodotti. Sto parlando di questa skin cream, questa crema corpo all'aloe. Ha un buonissimo odore questa qui. E questa la utilizzo soprattutto per... Mamma, che buon odore, molto delicato. Brava Daria, ti sei sporcata. Questa la utilizzo soprattutto per le gambe, ma vi dirò, io l'ho utilizzata anche per una scottatura da forno, quindi è comoda anche per questo utilizzo, quindi siccome l'ho provata e l'ho trovata veramente idonea e ottima, è paraben free, ve la consiglio, e credo soprattutto sia ottima per le scottature dal sole d'estate. Quindi una crema dopo sole utilissima. Un altro prodotto che ho provato, sempre di Natura Oggi, è questo super flacone qui di sapone liquido idratante, sempre all'aloe, la bava di lumaca e la calendula. Ragazze, questo sapone è buonissimo, lo utilizzo o assoluto così massaggiando il viso, oppure sulla spazzolina, quella lì rotante per la detersione del viso, e rimuove qualsiasi traccia del trucco, la pelle è molto più pulita, più fresca, ha un odore veramente piacevolissimo, quindi è stata una piacevole scoperta. Natura Oggi è un brand poco conosciuto, quindi io vi invito a guardare il loro sito e a conoscerli un pochino meglio su Instagram. Ma vi faccio vedere l'ultima chicca di Natura Oggi, perché è bellissima. L'ultima chicca di Natura Oggi è lui, questo cupcake. Come poteva non piacermi, visto che il mio nickname rimanda ad un cupcake, e come potete vedere li ho un po' ovunque nella stanza. Questo che cos'è? È un profumo ambienti. Mi è arrivato ben imballato in questa scatoletta qui, e all'interno c'era anche il profumatore, insomma il liquido, ai frutti rossi. Basta versare semplicemente il liquido nel profumatore e semplicemente poi vado a chiudere con il tappino, e i fili che si impregneranno di questo liquido sprigioneranno l'odore, che insomma, questo qui era bianco ma lo vedete così giallino perché è il liquido che è stato assorbito dal cupcake. Insomma, è un'idea veramente carinissima, andate a vedere quanti profumatori per ambienti hanno, sono veramente fornitissimo. La loro linea, la bava di lumaca, è per me super approvata, l'ha utilizzata anche mia mamma ed è piaciuta anche a mia madre. Quindi un nuovo brand, è felice di sia di averlo provato ma anche di potervelo far conoscere, quindi andate a vedere Natura Oggi. Poi dalla Experience ho ricevuto uno shampoo che sto già utilizzando da parecchio tempo, infatti perdonate, è un po' sporca la confezione perché ce l'avevo in doccia, l'ho rimesso nella busta per farvelo vedere. È un Densi Pro Aquamarix Complex con Oligo Elements e gli estratti di perle. È un bagno densificante per capelli fini e fragili, è una linea professionale, infatti viene rivenduta da negozi specializzati, quindi parrucchieri o studi professionali, quindi non ha parabeni e sono 250 ml, ha un odore veramente molto buono che ricorda
appunto il mare avendo estratti marini all'interno. È veramente un'ottima linea, mi sta piacendo tantissimo e soprattutto vedo l'ispessimento del capello. Queste sono le mie prime impressioni con un utilizzo più o meno costante, ma ci riaggiorniamo magari alla fine del prodotto, nei prodotti finiti, e vi saprò dare con certezza la mia recensione. Per adesso mi sta piacendo veramente tantissimo. Altro sito che voglio farvi conoscere assolutamente è Tadan, lui... Click to Chic è un sito sloveno e ragazze, qua veramente ho gli occhi veramente a cuoricino, perché vi faccio vedere che cosa mi hanno mandato. Mi hanno mandato lei crema al monoi. Quando ho visto la crema al monoi ho detto sì, sarà bellissima, e infatti è così. Ed è questa crema qui con boccettine in vetro, sono 50 ml, ha un odore stupendo, veramente delicatissimo, molto molto femminile, ma è una crema molto ricca, quindi non la consiglio come base trucco, la consiglio più per idratare la pelle magari prima di andare al mare o la sera. È veramente molto molto ricca ed è molto buona. Poi mi hanno mandato sempre della stessa linea questo qui, che è un balsamo ed uno shampoo, sono sempre al Monoi, la marca è Creatures de Monoi. Però questi qui non ho avuto ancora il tempo di provarli, quindi datemi un attimino un poco di tempo e vi saprò dire. Però questa marca mi sta piacendo tanto, perché la crema è veramente ottima e sinceramente io non l'avevo mai sentita. È un sito che ha tantissime cose e udite udite, guardate un poco che cosa mi hanno inviato. Tadan! Lui, quello che ho sulle labbra da ore, quindi lo vedete tutto sbiadito perché in realtà... sono ore che ce l'ho e non ho voluto ritoccarlo per farvi vedere la resa reale del rossetto. Sono ore, sono andata al lavoro, sono tornata, quindi mi vedete sudata, non ho ritoccato nulla. Qui fa caldo e anche le luci puntate. Ed è il nuovo rossetto di Milani, Amore Matte Lip Cream, nella colorazione 12 Loved. Ed è veramente, ma ragazze, veramente bellissimo. Tra l'altro l'odore è di... creme caramel, ma fortissimo, però tranquille che quando lo applicate si asciuga, svanisce, perché è fortissimo, è buonissimo, però effettivamente è un pochino troppo troppo forte, però l'odore è veramente buonissimo. Poi vi faccio vedere delle cosine carinissime che ho ricevuto da un sito che si chiama Nejoli, e vi lascio qui il mio codice sconto del 10% per acquistare da questo sito. Ho ricevuto lui questo carinissimo quaderno Dream and Explore, è un quaderno per, insomma, appuntare pensieri, cose, dentro c'è scritto la data, numero, quindi potete utilizzarlo come sorta di agenda e penso proprio che me la porterò dietro perché è molto molto carino. Poi mi hanno inviato questi post-it a cuore con sopra la Torre Eiffel, è un post-it davvero molto romantico, però lo userò lo stesso. Poi cos'altro mi hanno mandato? Questo segnalibro davvero molto particolare, ed è una piuma, ed è un segnalibro molto molto bello. Io poi leggo tanto, quindi mi piace, molte volte metto volantini, post-it, invece questa piuma è veramente molto più carina. Per ultimo mi hanno inviato questo set di penne galattiche, sì, queste penne con sopra il cosmo disegnato, e già le ho provate ragazze, sono di vari colori, sono arancio, verde, blu, azzurro, rosso e nero, hanno una punta molto fine e sono veramente carinissime, carinissime, quindi vi lascio giù il mio codice e il link per ordinare. Ragazze, non è finito qui, super paccone, vedete un pochino da chi? Da... Lush! Vediamo insieme che cosa mi hanno inviato. Il tutto era in questo sacchettino qui con le apette, veramente delizioso, delizioso. All'interno ho trovato un interessantissimo manuale, ed è il manuale dei conservanti, quindi devo farmi un'ottima lettura approfondita sui conservanti perché mi interessa veramente tantissimo. Andiamo a vedere all'interno che cosa c'è. All'interno ho trovato Atomic polverina lavadenti, mai provata ma so che va forte come prodotto. Poi ho trovato Powder Sunshine, protezione solare in polvere, questa è veramente una novità,
qui c'è scritto che dovete semplicemente mettere la protezione. Questa secondo me è comoda anche in città, perché non è una crema, quindi velocemente potete spalmarvela, passarvela più che altro, perché è in polvere. E tutte queste size sono state pensate per chi viaggia, quindi io ringrazio Lush perché siamo proprio in periodo estate. Qua dentro c'è un profumo che voi non avete idea, ed è lui, ed è lo shampoo solido. È bellissimo, sembra un enorme gigante macaron, e qui dietro c'è un hashtag con la scritta Be Cruelty Free, bellissimo e profumatissimo. Non ho mai provato uno shampoo solido, quindi grazie Lush. Poi cosa c'è? Creme de menthe, colluttorio in pastiglia. In realtà ho barato, questo l'ho provato, ragazze, è buonissimo. Io avevo già provato l'altro, che si chiama Pangalactic Gargle, dell'altro video haul di Lush, che ve lo lascio qui su nelle schede. Ma questo mi piace di più perché è alla menta e vi dà proprio una sensazione di fresco immediato. Poi, refresher, gelatina da doccia agli agrumi, sì, al limone. Qui dice di usarla fredda, quindi lo andrò a posizionare sicuramente nel frigo. Guardate ragazze, guardate. Ha un odore buonissimo, veramente buonissimo, ma la posizionerò in frigo per farmi una doccia veramente ghiacciata. E per ultimo, Teodoro deodorante. Anche questo ha un odore bellissimo, super speziato e forte. Wow, mai provato anche questo. C'è scritto qui sopra di strofinare semplicemente sotto le ascelle il panetto. Ragazze, profuma divinamente ed è un profumo freschissimo, ha due parti, una blu e una bianca con credo la lavanda. Buonissimo, veramente buonissimo. E conserverò sicuramente questo foulard con tutte le apecchie, quindi grazie Lush, perché tutte queste size sono perfette per i viaggi. Poi che cosa ho ricevuto? L'oro Giada. Questi li voglio inserire perché in realtà, ragazze, ho sentito parlare benissimo dei prodotti Giada Cosmetics praticamente da chiunque. Il web e Instagram è tempestato da recensioni super positive di questo brand, quindi io sono contentissima, emozionatissima nel potervi presentare queste meraviglie. La collezione è la Color Vibes, sono tre shampoo e una mousse, ve li presento subito. Questo è lo shampoo anticrespo per capelli secchi trattati e sfibrati, pack arancione con delle righe, quindi la cosa carina è che i pack sono intuitivi, quindi potete capire subito che prodotto avete di fronte, mi piace tantissimo. Non ci sono SLS, BHA, EDTA, BHT, parabeni, siliconi, conservanti, chi più ne ha più ne metta. Quindi ha un ottimo inci, è cruelty free e vegan. Questo all'interno ha mucillagine di malva, olio d'argan, olio di lino, olio di avocado, c'è l'idrolato, sì, di acqua di rosa e fiordaliso, quindi non vedo l'ora di provarlo perché probabilmente è quello che fa per i miei capelli, insieme ad un altro che mi piace tantissimo, che è il volumizzante pack verde e ha delle ondine per capelli sottili. All'interno c'è succo di aloe, camomilla, calendula, luppolo. Questo qui è volumizzante, quindi dà maggiore corposità alle radici, che è quello che serve un pochino anche a me, quindi non vedo l'ora di provarlo. E poi l'ultimo è lo shampoo purificante per capelli grassi e con forfora, che non è proprio per i miei capelli, ma vi farò sapere. All'interno c'è olio essenziale di tea tree, tea mortica, bardana e salvia. E questo dovrebbe essere una nuova profumazione molto buona al tè verde, quindi super fresco. Poi, ultimo prodotto, novità di Giada Cosmetics, è questa mousse per capelli, 0% alcol e 0% di gas. All'interno troviamo gomma arabica e aloe vera. Io non vedo l'ora di utilizzarla perché d'estate in realtà, proprio al mare, mi lavo i capelli, metto magari una mousse, leggo i capelli e li lascio asciugare così per avere quell'effetto beach waves, però senza phon. Quindi vi farò sapere perché veramente la userò tantissimo quest'estate. Poi ho ricevuto da NYX l'Epic Ink Liner, che tra l'altro è quello che mi vedete indossare stasera, ed è, ce l'ho su da ora, ed è lui in penna, tratto nerissimo, facilissimo, super scrivente, guardate qui, cioè è veramente formidabile.
E sempre della linea Epic Ink, le nuove tinte labbra. Finalmente possiamo dire proprio di provare tinte labbra, perché di solito sbagliamo sempre. Sono rossetti liquidi, ma noi le definiamo tinte. Queste invece sono proprio tinte, quindi tingono le labbra. Io ce l'ho di tre colorazioni. Questa qui che è la Heartbreaker, ed è questa qui. Poi c'è questa più rossa che è Charmer. E l'ultima invece che è Night Runner, che è molto molto più scura. Ed, ragazze, se idratate bene le labbra vi durano veramente tantissimo. Ovviamente si seccano, quindi se avete le labbra screpolate danno un po' fastidio, ma con le labbra idratate assolutamente no, durano tantissimo. Io mi sono trovata veramente benissimo. E guardate qui, poi NYX mi ha omaggiata anche di una bandana molto molto bella e molto molto figa, perché ha tutti questi disegni qui e poi il loghino di NYX. Quindi, come sempre, grazie grazie NYX. Poi ho ricevuto lei, la spugna naturale delle Konjac Sponge, conosciutissima, e questa vi dico già che l'ho ricevuta, ma io ne avevo già comprata proprio la stessa, ed è quella per pelli sensibili. Io l'ho rimessa qui dentro, ma va messa appesa all'aria, ed è questa qui, fantastica, formidabile, vi pulisce a fondo il viso. Io la tengo appesa così nel bagno, dovete bagnarla e si ingrandisce, ed è fantastica. Io l'avevo già, ovviamente dopo 3-4 mesi di utilizzo quotidiano si era usurata, e quindi poi l'ho buttata. Ho avuto la possibilità di collaborare con loro, quindi è davvero un'ottima spugna per la detersione del viso. Semplicemente la bagno e, con acqua, senza altro, e basta, e la passo sul viso, quindi ottima per davvero. Per ultimo voglio farvi vedere degli accessori che ho ricevuto veramente carinissimi, partendo da questi anellini qui, che secondo me non vedrete mai, ma cercherò magari di farvi un close up. Sono veramente carinissime, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quindi il bundle è da 10 e costa solo 2-3 euro, ora non ricordo. Ed è di Born Pretty Store, quindi vi lascio anche qui il mio codice sconto del 10% per ordinare da Born Pretty Store. Poi, che cos'altro ho ricevuto da Born Pretty Store? Questa collana, che è la pietra di luna, che mi piaceva tantissimo e la sto utilizzando praticamente tutti i giorni. È bianca, semplicissima, ma mi piace moltissimo. Poi, un'altra catenina che ho ricevuto sempre da Born Pretty Store è questa qui, dorata, che si annoda in questo modo. Super, super carina, direi. Molto semplice, ma d'effetto. E anche questa super low cost, inutile che ve lo ricordo tutte le volte perché sapete che io collaboro con loro. E ultima collanina che ho ricevuto è questo choker con il ricamo così, ed è super super cute, non vedo l'ora di indossarlo. E niente, ragazze, sono stata veramente molto prolissa, lo so, scusatemi, ma avevo tantissimi prodotti. Le collaborazioni non sono finite qui, ma tenete d'occhio il mio canale, anzi iscrivetevi qui sotto e attivate anche la campanella. Mi trovate sempre come Lilla Cupcake, vi lascio tutti i miei social qui sotto. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, Facebook, perché poi sono molto più attiva anche lì. Io ringrazio una ad una queste aziende. Lasciatemi giù un commento con i prodotti che vi hanno colpito di più, così potrò fare un solo video con quei prodotti e una recensione molto più approfondita. Vi ringrazio sempre per il supporto e per l'appoggio. Io vi mando un bacio grande e alla prossima. Ciao! Ciao! Benvenuti in un nuovo video.